Ben ritrovati gentili telespettatori, un cordiale saluto e benvenuti per l'edizione del telegiornale del Veneto Orientale, telegiornale che apriamo subito con un servizio che arriva da Oderso e parliamo di sicurezza per quanto riguarda soprattutto gli istituti scolastici. Bene, ad Oderso la giunta punta sulla scuola a Matteo, vediamo. Sicurezza nelle scuole, stavolta la Giunta ha scelto di utilizzare l'avanzo di bilancio per intervenire sull'adeguamento antisismico nelle scuole medie a Amalteo, invertendo una tendenza che era nata da diversi anni. In passato, infatti, l'amministrazione sceglieva di servirsi dell'avanzo per estinguere qualche mutuo contratto negli anni precedenti, in modo da ridurre l'indebitamento complessivo. I nuovi amministratori, Peter Gini, eletti lo scorso giugno, hanno scelto in modo diverso. Non abbiamo voluto utilizzare l'avanzo per ridurre i mutui, ha sottolineato Mauro Lorenzon, assessore al bilancio, durante il dibattito in Consiglio Comunale, ma piuttosto per fare un investimento in conto capitale, ad esempio per l'adeguamento antisismico delle scuole, ha ribadito. In altri termini, è come se una famiglia che ha stipulato il mutuo per la casa, trovandosi ad avere un po' di soldi in più, anziché usarli per ridurre le rate del mutuo, debito pianificato che si sa quanto dura nel tempo, li utilizzasse per apportare delle migliorie nell'abitazione stessa. Si tratta di un avanzo che si aggira sui 300.000 euro e al riguardo Giuseppe Zago, capogruppo DEM, Oderzo sono io, osserva come sia necessario intervenire con coraggio e decisione sulle scuole medie. Le scuole, ha spiegato Zago, sono strutturate per blocchi. Ritengo sia preferibile ed anche più economico procedere con una demolizione e ricostruzione di un singolo blocco alla volta, piuttosto che ristrutturare l'esistente. Si può procedere per stralci. Le tecnologie costruttive odierne permettono di procedere in modo veloce. Se si interviene su un blocco appena terminate le lezioni, si può prevedere che quello nuovo possa essere pronto per l'autunno successivo. Avremo così aule efficienti e sicure, rispondenti ai canoni della moderna didattica, senza andare a rattoppare edifici vecchi di 30 anni. L'assessore Lorenzon ha infine annunciato che nel 2017 verrà ammodernato tutto il sistema informatico comunale e anche quanto prima sarà individuata in municipio una figura professionale che si occuperà, nello specifico, di partecipare ai bandi nazionali ed europei per reperire finanziamenti. E apriamo adesso la pagina della cronaca, un altro assalto in serie ai bancomat del Veneziano. A finire nel mirino dei banditi nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati tre istituti di credito nel Veneziano, Annuale, Spinea e a San Donà di Piave. I primi due con ogni probabilità ad opera degli stessi delinquenti, ma non ci sono ancora conferme in merito. Dopo i 10 bancomat messi nel mirino dei banditi lo scorso 11 febbraio, quindi le banche veneziane tornano ad essere messe a ferro e a fuoco. Verso le 2:30 i ladri hanno tentato il colpo alla banca Antonveneta di via Bregolini nella città dei Tempesta, ma il loro tentativo è andato rapidamente in fumo dal momento che l'allarme li ha messi in fuga. Mezz'ora dopo non è stato accertato se la stessa banda, i delinquenti si sono diretti allo sportello della Veneto Banca di Viale Viareggio a Spinea. Loro malgrado il botto non è passato inosservato e poco dopo si sono ritrovati faccia a faccia con una pattuglia di carabinieri di Spinea impegnati in un servizio di ricognizione notturna. Travisati e quindi impossibili da riconoscere, i banditi hanno afferrato un estintore aprendolo a mo' di diversivo contro gli uomini in divisa. Poi sono saliti a bordo di un'automobile scura di grossa cilindrata e sono scappati a mani vuote. Durante quelle fasi concitate, i militari hanno anche esploso un colpo di pistola in aria. I banditi però sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Il terzo colpo della notte è quello registrato a San Donà di Piave nella filiale della Works Bank di via Vizzotto. Anche in questo caso è stata avvertita chiaramente l'esplosione dai residenti. Ancora al vaglio se il colpo sia riuscito o meno. Indagini in corso sono da parte dei carabinieri. E rimaniamo proprio a San Donà di Piave perché abbiamo un'importante attività che riguarda Confcommercio che si prepara ai grandi eventi del 2017. Vediamo di cosa si tratta. La Confcommercio detta le linee per gli eventi del 2017. Tempo di programmazione quindi per la principale associazione dei commercianti dopo un 2016 che l'ha vista protagonista di tutta una serie di manifestazioni di successo. Iniziative tese ad aiutare la categoria e indirettamente la città stessa a ritrovare vigore nel centro cittadino come altrove.
È sempre stato uno dei nostri impegni principali, ha riferito il presidente di Confcommercio San Donà Jesolo, Angelo Faloppa, quello di creare occasioni di coinvolgimento della cittadinanza per cercare di portare beneficio ai nostri esercenti. Una città con un commercio attivo e ben sviluppato è una città viva. Non dimentichiamo mai il grande valore, anche umano, che gli esercenti sanno portare all'interno di una realtà. Ora, com'è il nostro stile, chiameremo a raccolta i nostri associati per condividere con loro esperienze, idee e progetti, così da partire con la programmazione e organizzazione, possibilmente da qui alla fine dell'anno. L'incontro si terrà in questo giovedì 9 marzo alle 20.30 nella sede San Donatese di Confcommercio in via Como 1. Nel 2016 Confcommercio è stata protagonista con una serie di eventi di grande successo, ad esempio la Notte Bianca delle Meraviglie, andò talmente bene che i commercianti chiesero di bissarla come fatta ormai a fine estate e chiamata Notte Smeraldo. Poi fu un artefice dell'organizzazione della prima edizione di Sposi in Villa, la Fiera degli Sposi, che si tenne nella rinnovata Villa De Faveri. Senza dimenticare che lo scorso ottobre Confcommercio si prese l'onere di gestire la campionaria d'autunno della Fiera del Rosario, che ottenne oltre 100.000 visitatori, aiutando quindi nell'organizzazione della Fiera del Fumetto. Abbiamo dato dimostrazione di avere una struttura in grado di supportare anche grandi eventi, ha ribadito soddisfatto Faloppa. Per questo guardiamo fiduciosi anche a questo 2017, pronti a nuove iniziative. E parliamo adesso di un brutto incidente accaduto ad un giovane ventenne di Odesso MS che si trova ricoverato in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto poco dopo le 19.10 di ieri sera a Fagaré di San Biagio di Gallalta lungo via del Solstizio. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Renault Clio ed è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Treviso e i medici del 118 che hanno intubato il ventenne per poi trasportarlo con urgenza in ospedale, appunto al Cafoncello. Ignota per ora le cause del sinistro, non si esclude l'impreviso malore o una distrazione. Adesso andiamo nel Veneto orientale con il prossimo servizio. Abbiamo un'intervista a Ciro Martin, presidente di Confartigianato, in cui il nostro Aldo Cultarelli, che l'ha incontrato nei nostri studi, ha parlato e ha chiesto a proposito di nuove economie, economie che variano soprattutto tra il litorale e l'entroterra. Sentiamo. Ciro Martin, presidente del Confartigianato del Portuguarese e anche vicepresidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo. La crescita maggiore è nata proprio al di fuori dei confini della provincia di Venezia e per cui le spiagge sono più servite dalle aziende fuori dal suo territorio che all'interno del suo territorio. Questi investimenti servirebbero per far crescere l'entroterra, però bisogna far crescere le aziende dell'entroterra. Io mi sono visto un po' di dati, ho fatto un confronto 2009-2016 delle imprese per quanto riguarda la città, l'attuale città metropolitana di Venezia e l'allora ancora provincia di Venezia, e vabbè, c'è stata una leggera discesa di un paio di punti percentuali neanche, però la cosa che mi ha colpito di più è che invece le imprese del settore, diciamo così, produttivo, sia lasciando perdere poi di identificare chi più chi meno, ma sia agricoltura, sia industria, sia il mondo delle costruzioni, hanno avuto un crollo, cioè hanno avuto percentuali di discesa a due cifre elevate, mentre hanno avuto una percentuale di salita che quindi quasi ha compensato tutte quelle che riguardano i servizi e anche l'accoglienza, quindi abbiamo attività di ristorazione, gli alloggi, finanza, assicurazioni, servizi alle imprese, servizi alle persone, che non solo hanno tenuto ma sono cresciute. Quindi anche questo, poi c'è poi le start-up che sempre un po' sono in aumento, questo è un po' anche il cambio. Quindi qualcuno dice, ma posso, lo cito anche perché siamo incontrati circa un paio di mesi fa grazie ai campus che ha organizzato questo incontro con Boerico, il presidente dell'INPS, ha detto, e probabilmente ha ragione, guardate che l'occupazione non la faremo più nella manifattura, l'occupazione la faremo nei servizi. E probabilmente questi dati un po' lo confermano. E poi c'è un'altra cosa da dire, ma il progresso, cioè perché abbiamo una marea di disoccupati, vero?
ma facciamo continuamente progresso per continuare a lavorare 10 ore al giorno, 12 ore al giorno, potremmo fare progresso per lavorare un po' di meno e lavorare anche tutti, perché c'è anche questo da fare, cioè è impensabile che io continui a aumentare continuamente la produzione perché ho tecnologie che producono sempre di più e sempre più velocemente e io riesco a mantenere sempre lo stesso livello di occupazione con lo stesso numero di ore lavorate. Il problema è lo stipendio, cioè noi dovremmo, secondo me, aumentare la nostra qualità di vita pensando anche a fare un numero di ore lavorative diverse o in maniera diversa, mantenendo la qualità economica, se no il progresso serve, e lo vediamo negli ultimi anni, a fare uno spartiacque sempre più grande, cioè serve a far denaro a chi riesce a controllarlo e a far soffrire invece di più la parte, e quindi c'è lo spaccato. Quindi c'è una grossa, secondo me, nuova formula, nuova visione che deve essere del mondo produttivo, del mondo lavorativo in generale. Altrimenti abbiamo fatto Job Act, facciamo moltissime altre cose, voucher, tutto quello che vogliamo, ma vediamo che la disoccupazione rimane lì. Detto dal presidente del Confartigianato e anche un imprenditore oltretutto, sì, e dal vicepresidente della Camera di Commercio, quello che ha detto poco fa vuol dire che la situazione è veramente da tenere presente. Verso la conclusione, i due più importanti interventi intrapresi nel San Donatese dal consorzio di bonifica nel sopralluogo di verifica dello stato di avanzamento dei lavori svolto nei giorni scorsi dal presidente del consorzio Giorgio Piazza e del direttore Sergio Greco, è stato constatato come il potenziamento dell'impianto idrovoro Valle Tagli con un progetto da 900.000 euro sia ormai alle battute finali. Quello sull'impianto idrovoro è certamente l'intervento più significativo nell'ambito degli interventi che il consorzio di bonifica sta portando avanti all'interno del sistema Brian per diminuire il rischio di alluvione del sistema arginato Brian per sormonti e cedimenti arginali, da ottenere con la diversione di portate significative al di fuori del sistema e conseguente contenimento dei livelli idrometrici. Al termine dei lavori la portata dell'impianto passerà da 18.000 a 30.000 litri al secondo. Infine il sopralluogo si è concluso nel centro di Ceggia, dove il consorzio sta realizzando il ripristino del muraglione di difesa arginale del canale Piavon nell'abitato del capoluogo comunale. In questo caso si tratta di un intervento fondamentale nell'ambito degli interventi che il consorzio di bonifica, il comune di Ceggia e la città metropolitana di Venezia hanno provveduto a realizzare congiuntamente nel corso dell'ultimo biennio per la riduzione del rischio di esondazione del Piavon nel capoluogo. Rimaniamo sempre nella nostra regione, parliamo di guerra e pane, continuano gli appuntamenti per quanto riguarda quello che è le celebrazioni, quelle che sono le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Bene, in regione si parla di guerra e pane, il ricordo di un conflitto che viene trascritto e riportato in un libro. Vediamo. Fare approfondimenti di questo tipo, direi alternativi rispetto alla storiografia ufficiale della Grande Guerra, è utile per far capire le sofferenze che hanno patito i soldati in trincea, ma anche le popolazioni a cui veniva purtroppo razionato, tolta la possibilità di raccogliere il grano e a cui veniva data la tessera non aria, che diventava veramente una costrizione incredibile. Quindi sofferenze, aneddoti, situazioni che hanno visto la Grande Guerra purtroppo protagonista in Veneto, con appunto passaggi non sempre giustamente messi in luce. Questo libro serve a far capire quanto difficile è stata la situazione nel Veneto in quegli anni. Sì, con orgoglio oggi presentiamo questo libro nato dall'idea di alcuni nostri associati, e come gruppo panificatori UNASCON Confcommercio Treviso abbiamo voluto ricordare l'importanza del pane dopo 100 anni della Grande Guerra. È cambiato che adesso, come ho detto prima, il pane è l'alimento che è sopra le tavole. Invece una volta, purtroppo anche durante la guerra, la terza causa di morte era la fame, quindi non avevano il pane. Sì, importante, è una tematica che rientra nella linea editoriale della nostra casa editrice, in quanto noi siamo di Vittorio Veneto e sappiamo che Vittorio Veneto è
è una pietra miliare della storia della Prima Guerra Mondiale. Quindi è con particolare soddisfazione che abbiamo partecipato a questa iniziativa editoriale. Sì, la produzione è singolare perché finalmente diamo un po' di attenzione a quelle che erano le condizioni materiali della vita in trincea. Siamo entrati in realtà in trincea, siamo entrati a vedere cosa mangiavano. Io parto da quella che era la situazione delle campagne venete prima della guerra, lo sforzo che sostengono durante la guerra, i livelli alimentari che avevano, come ci si alimenta e dopo soprattutto le conseguenze, perché è uno sforzo enorme quello che viene chiesto al paese e in Veneto in particolare. Si pensi soltanto per esempio alla parte del Veneto, della provincia di Treviso e il Friuli che viene occupata, cioè 1 milione di soldati austro-ungarici che arrivano e mangiano quello che nel territorio c'è, se mangiano loro non mangiano gli altri. E poi il tema del pane, perché bisognava fornire 1.200.000.000 di razioni di pane in 3 anni ai soldati al fronte. Ma dai miei studi, dai miei libri e soprattutto dalla convinzione che furono 3 gli elementi caratterizzanti e decisivi della Grande Guerra, ossia la mitragliatrice, il filo spinato e la fame. Ora per la mitragliatrice e il filo spinato riuscirono i contendenti a mettersi in pari in breve tempo, per la fame invece la bilancia fu a sfavore degli imperi centrali. Già nel 1906 l'ammiragliato britannico aveva pianificato il blocco navale che mise alla fame Germania, Austria, Bulgaria e Turchia. Ma la fame poi ovviamente si diffuse ovunque per il semplice motivo, per esempio, che in Italia noi eravamo tributari per quanto riguarda gran parte delle forniture di pane, alla Russia con il Taganrog e alla Romania. Per cui dovemmo rivolgerci all'America, Nord e Sud America, ma ci fu da scegliere armi, materiali per l'industria bellica o carne e pane. Ovviamente si privilegiò la prima scelta e quindi la gente dovette ridurre la propria dieta quotidiana del pane, della carne e di tanti altri alimenti. Per cui soffrirono tutti, soffrirono i soldati che rischiavano la vita al fronte, ma soffrì la popolazione civile in tutto il paese. Nei giorni scorsi il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, ha incontrato il gruppo scout, il clan delle stelle del cielo di Ponte di Piave. L'incontro si inserisce in una serie di attività promosse dal gruppo volte ad avvicinare i giovani alla gestione della cosa pubblica. È importante che i nostri giovani desiderino partecipare attivamente alla vita del paese, vivendo il proprio territorio, ha dichiarato così il sindaco. L'incontro, che si è svolto nel corso della giornata dello sport, promossa dalla Regione Veneto, è stata una sorta di staffetta. Nel corso dell'evento il sindaco ha donato ai ragazzi una bussola, simbolo della capacità di orientarsi e di farsi strada nella vita. Andiamo adesso a Concordia Sagittaria. L'amministrazione comunale ha dedicato una giornata al ricordo di Marta Marzotto. Vediamo il servizio con l'intervista del vice sindaco Erika Chinellato. Ieri, 8 marzo, giornata internazionale della festa delle donne, Concordia Sagittaria ha festeggiato rendendo omaggio ad una donna del territorio, una donna ironica, una donna forte, una donna sognatrice, una donna battagliera, una donna che non ha mai perso il suo sorriso e la sua solarità, nonostante la vita abbia messa di fronte a volte a delle criticità e dei periodi bui. Ieri abbiamo reso omaggio a Marta Marzotto. Una sala consigliare aggrimita di persone, uomini e donne, alla presenza dei familiari, la figlia Diamante con il figlio Vittorio e il fratello Arnaldo. È stata una serata molto bella, a tratti anche emozionante e commovente, soprattutto quando i due attori, Filippo Facca e Angela Perissinotto, hanno letto alcuni brani del libro autobiografico di Marta Marzotto, Smeraldi a colazione. L'emozione si è vista sia negli occhi del pubblico, ma soprattutto nella figlia Diamante, che a fine serata si è commossa. E invitiamo tutti all'acquisto di questo libro che lei stessa si è autodedicata, in quanto i proventi della vendita del libro verranno poi devoluti alla Fondazione per la ricerca della fibrosi cistica. Ringraziamo tutte le persone che sono convenute alla serata e che hanno dimostrato un grande affetto alla famiglia Marzotto.
E andiamo adesso a Fossalta di Portogruaro, sorgente di benessere, ha avviato una serie di appuntamenti dedicati al benessere e alla bellezza della donna. In occasione infatti della settimana del benessere donna, il noto studio di Fossalta di Portogruaro ha organizzato per questo sabato 11 marzo una occasione per sperimentare con il pubblico la forza del cerchio. Con la relatrice Jenny Macor sarà infatti possibile vivere la bellezza femminile nella tenda rossa, una curiosa opportunità per conoscerci meglio. L'appuntamento con ingresso libero è per le ore 20 di via San Biagio, in via San Biagio 4, ricordo sabato 11 marzo, presso il centro Kennedy. E adesso andiamo a vedere un nuovo scatto dal territorio a cura di Fotoreporter. E dopo le foto di Vinicio Scortegagna, gentili telespettatori, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Dopo un piccolo break pubblicitario torneremo con le altre notizie dal Nord-Est. Non cambiate canale.